fucile, chi ha crisi interiori, chi scava nei cuori, chi legge la mano, chi regna sovrano, chi suda, chi lotta, chi mangia una volta, chi gli manca la casa, chi vive da solo, chi prende assai poco, chi gioca col fuoco, chi vive in Calabria, chi vive d'amore, chi ha fatto la guerra, chi prende il 60, chi arriva agli 80, chi muore al lavoro. Radio Roma Future Dario e Luca presentano Radio Perbacco. Dagli studi di Radio Roma Futura, Dario Pepe e Luca Giovannucci presentano Radio Perbacco. Parleremo di vino, birra, distillati e di quello che ci pare. Ogni anno più o meno il 2% del whisky evapora, svanisce nell'aria. È chiamata la parte degli angeli. Chi ha un naso sensibile? Io ho un super naso! No, anch'io! Una degustazione al buio. Fruttato? Prova a indovinare. Potrebbe essere un Kraganmore. Kraganmore! Il più incredibile dei whisky. Verrà messo all'asta. E visto che ci sono solo 3 bottiglie, l'asta potrà superare il 1 milione di sterline. Parte dove sta scritto che non ti puoi ubriacare? Da nessuna parte, socio, da nessuna parte. Però qui dice una cosa sensata. Dimmi un po', dimmi un po'. Rossi, bianchi, ferri o frizzanti, vi voglio bere tutti quanti. Se son burlato. Allora, si lamenta che non si può ubriacare, ma se li vuole bere tutti quanti. E dai, e no, dai, no, un po', no. Fragolino, mi sento bello, bevo Brunello, sono sfinito, bevo un passito, ma se mi sento più cortese, prediligo un sangiovese. Se son birbante, bevo spumante, se son pignolo, bevo Barolo, mi sento sano, bevo
gli studi di Radio Roma Futura. E lo diciamo noi, allora chi siamo? Guarda un po'. Ma dai. Ma che dobbiamo aspettare? Qui è, chi è questa qui? Che non lo so, ma sta pure un po' antipatica. Ne fa le vice, prima o poi glielo dico. Buonasera dagli studi di Radio Roma Futura in diretta. E buon anno. Buon anno, Luca. E ciao, buon anno, Darie. Scusate. Ah, ci diamo la mano. Ciao. Come va? Buon anno, sono passati 10 giorni. Dici come va? Ragione, e poi scusami, stavo dicendo, sono passati 10 giorni. Solo 10 anni, ma no, fino a tutto gennaio. Fino a tutto gennaio è dico buono. Buon anno, e sì. Mercoledì prossimo buon anno. Assolutamente mercoledì buon anno. E a febbraio carnevale quello che sarà. Cari amici, siamo tornati su Radio Perbacco in onda e che vivi più o meno. Io pensavo che non trovavamo la porta aperta, però invece abbiamo rischiato qui a Radio Roma Futura. Invece sempre e ovviamente sono sempre e così accoglienti e così generosi con noi, molto generosi. Non capisco, molto mi generoso. Sfugge il motivo, no. Ma fino a quando avremo di questo tipo di atteggiamento, non dico che ne approfittiamo perché non è carino, è che siamo proprio storti di nostro. Noi siamo storti, ma io ti dico uno che ci può superare. Uno solo. Tu hai presente uno solo, sì, esatto. Uno solo. Tu hai presente un signore che non lui dice che nome, rischiamo no, di no, finire lui, dritti. Lui ha affermato di avere un bottone più grande di un altro e io che e che ha comprato 720 casse. Sì. Di un ottimo prodotto pugliese. Sì. Per la bellezza di 4320 bottiglie di Primitivo. E la cosa bizzarra è che sì, questa persona qui, che sembra avere un dici, sembra averlo piuttosto grosso. Beh, c'è il dito, il bottone, no, il pulsante. Il bottone. Sì, è sì. Anche astemio. Ah, infatti, e sarà la moglie che beve per dimenticare. E la capiamo perfettamente. Esatto. Cara Ivanka, è tutta la nostra. Ivanka. Poi Ivanka, ma che nome è Ivanka? Vabbè, certo. Sembra questo da piccoli dicevi, come si chiama il peggior parcheggiatore rumeno? Mocumesco. La signora Ivanka. Che gli manca? Non gli manca niente perché è una c'ha il bottone. Bellissima donna. C'ha il bottone. Lui. Però insomma è una bellissima donna. Okay? C'ha 4300 spicci bottiglie di vino primitivo. 4300. Io il prossimo incontro proverò a chiamare questa Ivanka. Cantina. Io provo a chiamare Ivanka. Se ti risponde. Ma c'è il numero privilegiato. Io ho il numero di Ivanka. Direttamente il numero di Ivanka. Cioè, guarda che figlia, lui la è geloso. Ma lui credo che può essere tante cose, ma forse è geloso no, perché credo che ne abbia una per capelli. No, e come tu sai. No, non c'entra niente. Hai capelli un po' color Trebbiano. Potrebbe avere i capelli rosato, semmai. Rosato, più una via di mezzo. È una via di mezzo. Sicuramente non color vermentino. Come quello che beremo stasera. Ah, ti è piaciuto il gancio? Il grande vermentino. Abbiamo una bottiglia desueta. Sì. In degustazione questa sera, una bottiglia che non è né una Geroboam né una Matusalemme. È stato un amico che mi ha portato e mi ha detto: voglio che assaggi questo vermentino che ho fatto venire dalla Sardegna e voglio di un classico contadino. Dato che noi beviamo sempre bottiglie, questa sera beviamo una cosa naturale. Non sapendo questa sorpresa che adesso sto vedendo e che a breve vedrete anche su Facebook, ti ho detto se era il caso di portare la fascia refrigerante e tu hai capito perché no. Adesso non mi sfugge la motivazione, cioè non comprendevi perché questa idiozia, perché, avevo detto ovviamente infatti, adesso poi era carino però portarla e far vedere la differenza di misure. Questa sera di cosa parliamo? Un po' di tutto. Ci abbiamo come tante solito, notizie, ma questa tante sera notizie. Inauguriamo la seconda stagione, nello specifico l'anno 2018. Lo inauguriamo con l'aiuto di uno psicoterapeuta e non è una battuta, perché visto che noi due con uno ci faremo poco, assolutamente poco, ce ne servono assolutamente due. Ma in realtà il terapeuta che questa sera interverrà e al quale ci auguriamo, sto in trattativa per dedicargli una rubrica, perché riteniamo giusto scoprire anche quali sono i, perché so che esistono. Adesso qualcuno mi ha detto: guarda, non bisogna bere troppo perché se bevi troppo ci sono delle controindicazioni. Ma sicuramente, come tutto lo so, perché il costo non è indifferente. No, se tu no, bevi no, molto non lo sai, perché il tuo fegato si è lamentato più di una volta. No, ma come no, io lo faccio un trapianto l'anno. Un trapianto l'anno? Sì. Una volta un babbuino, cioè, una volta un scimpanzé, capito? Ma sei una cavia perfetta. Una cavia perfetta. E quindi no, le controindicazioni, ovviamente, dal punto di vista salutistico e non solo, è giusto scoprirle e sapere a cosa andiamo incontro se facciamo un uso
sconsiderato del nostro amico vino. Quindi abbiamo deciso di provare a coinvolgere l'ospite che più tardi avremo il piacere di avere in diretta, e così ci racconterà un po' su cosa bisogna stare attenti o quali sensi bisogna sviluppare quando andiamo ad assaggiare qualche bicchiere, stavo e per poi, dire qualche bottiglia, ma poi rischiamo. Poi oggi, questa sera commenteremo tante notizie del mondo del vino. Ce ne sono tante sono d'accordo. Una l'hai detta tu, Luca, in apertura, il nostro amico Donald. Beh, ma quella era... a Paperino. C'è un... No, dai, ricorda di quello Spinier Pulsante. E io, e io non bevo più un goccio. L'Italia, Roma è al centro, e la divide in due... E poi che fa? Io Roma Nord o Roma Sud? O Roma Est o Est? Lei Roma Nord o Roma Sud? Sì. Immenso. E okay. Vabbè, Donald, scherziamo, lo sappiamo che sei una persona di spirito. Oh, spirito divino. Spirito pugliese, sì. Comunque, quello che dico, i testi me li scrive Luca, quindi Donald, se vuoi... Grazie, meno male che era amico. Poi era abbiamo il Mr. Franco Malenotti, mi auguro di non sbagliare i cognomi come il mio solito, che ha 10 mesi fa, se non sbaglio... Pochi mesi fa, sì. Inaugurato un nuovo, come possiamo dire, una nuova struttura museale, un nuovo percorso sensoriale. E siccome è una cosa che Luca ha provato a spiegarmi, ma io non l'ho capita, e quindi chiederemo, il bello non l'ho capita neanche io, direttamente perciò a lui, avremo il piacere di averlo in diretta. Per chiudere, come il nostro solito, e qui mi alzo in piedi, il re del room, e visto che stiamo al 10 gennaio e abbiamo tutto un mondo davanti, un anno davanti, avremo il piacere di approfondire quelli che saranno, come dire, quali i nuovi room, i nuovi gusti, le nuove tendenze del 2018. Così noi giochiamo d'anticipo, e quando, che ne so, verso maggio, giugno, luglio, quest'anno va di moda. Ne abbiamo parlato in trasmissione. Ma molti anni fa ne abbiamo parlato. Caro mio, vabbè, carne al fuoco c'è, il rosso da abbinarci no, perché abbiamo un buonissimo, speriamo, vermentino. Ma sì. I giorni in un anno 300 e passa. A occhio 365. 4320 bottiglie. Ma perché un anno, scusami? Perché è la fornitura di un anno? A Ivanka. La faremo parlare.